Benvenuti al Salotto di Bocca in Galleria. Siamo in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca, un'idea di Giorgio Lodetti con il patrocinio del Comune di Milano. Si tratta di una serie di interviste, questa è la rubrica Tavoli Hard che ha regalato, e si tratta appunto di una serie di interviste di personaggi del mondo della cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo, che andranno in onda sui social della Libreria Bocca, sia Facebook che Instagram, dal 14 settembre, quindi da ieri, fino al 30 ottobre. Settimanalmente potrete scaricare sui canali Facebook Libreria Bocca dal 1775 e Giorgio Pilodetti il foglio con la lista di tutte le interviste che sono in programma, quindi il programma. Quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare Riccardo Gaffuri. Riccardo Gaffuri è prima di tutto un amico, ma fa mille cose. È un architetto bravissimo, è uno scrittore, è un artista performativo, un pittore e un attento dualista. Adesso andiamo un po' a spulciare nel suo, diciamo, nel pentolone magico di tutte le cose che Riccardo fa. Cominciamo con la scrittura, visto che siamo in una libreria. Allora, innanzitutto, ciao Simona, Ciao sono Riccardo. contento di essere qui, ciao a tutti e un ringraziamento alla Libreria Bocca. Allora, mi dicevi dei libri. Sì, io allora, ho scritto due romanzi sostanzialmente, di cui uno è pubblicato, si chiama Le pagine nascoste ed è edito da Booksprint Edizioni. Mentre il primo romanzo è ancora cioè non in itinere, è comunque completato, ma sto ancora aspettando di trovare la casa editrice per pubblicarlo. Si chiama Salvate Marilyn, è un romanzo completamente diverso, più ironico e un po' sopra le righe, ecco. Interessante. Invece come pittore, tra l'altro, abbiamo alle nostre spalle, bellissima iniziativa, grazie di averlo portato, uno dei tuoi duel. Esatto. Raccontaci un po' la storia, la genesi di questo esperimento. Allora, duels in realtà perché la collezione è intitolata così e significa duelli, cioè quindi una sorta di scontri tra due mondi se distinti, separati, due facce della stessa medaglia contrapposte. In questo caso, quello che vedete alle mie spalle è il duel numero uno. Se non l'avete riconosciute, Madonna e Madonna, il sottotitolo. In sostanza, da una parte il sacro, dall'altro il profano, quindi dall'altra parte il profano, quindi due parti che possono essere legate in un certo senso, ma anche ovviamente distanti, contrapposte, come lo è stata Madonna all'epoca, lo è tuttora, ma forse in questa immagine ancora primordiale, ancora un po' fanciullesca, tra virgolette, è ancora più efficace, ancora più diciamo sorprendente. Dall'altra parte, vabbè, l'icona per eccellenza della religiosità Sì. è la Santa Vergine. Non hai paura, Riccardo, che le persone possano dire che le tue opere sono un po' sacrileghe? Allora, ognuno è libero di pensarla alla sua maniera. Io non voglio inculcare nulla di particolarmente sacrilego o controcorrente. Io penso che ognuno ha la testa per riflettere e pensare, quindi si farà i suoi ragionamenti. Ottima risposta. Ce ne sono altre, quindi suppongo, di Sì, opere di questo sì. genere. Allora, in totale ci sono 13 duels, cioè 13 duelli. Questo, come vi ho detto, è il numero uno. Poi ci sono stati altri duelli molto, diciamo, iconici e dibattuti, come ad esempio il duel numero 11, che è un duello tra Hitler e scusatemi, scusi. La La Merkel. Merkel, esatto, anche lì Vabbè, è il bello della diretta. bello della diretta, due mondi completamente opposti perché ovviamente sono opposti, però io li ho messi a confronto. Il titolo è il sottotitolo è War and Liberty. C'è da dire che la sorella di Hitler si chiamava Angela, come la Esatto. Merkel, Quindi quindi. ci possiamo anche un attimo pensare sopra. Va bene, questo è molto, molto interessante. So che in questo momento hai un progetto importante tra le mani Sì. che
perché diciamo la tua arte sì è un po' provocatoria, ma non è tanto provocatoria, vuole far riflettere le persone, quindi fare in modo che la gente non si fermi alle apparenze, ma che rifletta, che capisca e che diventi consapevole di quello che sta accadendo. Ma tu cerchi di lavorare comunque sempre con uno scopo sociale, con un fine che, sì, che porti qualche cosa, un po' missionario in fondo sei. Sì, allora io dico sempre una cosa, l'artista non ha il potere di cambiare le cose, non è un politico, non è un economista, è una persona che propone qualcosa attraverso la propria arte e fa riflettere. Se anche una sola persona, vedendo la tua opera, può cambiare idea, può avvicinarsi ad un concetto migliore, allora secondo me quello che l'artista poteva fare ha raggiunto lo scopo. Quindi sì, ci sono delle tematiche anche sociali, delle tematiche che cercano di far riflettere, come un progetto che tu penso che conoscerai. Io lo conosco, se possiamo spoilerare qualcosa, se si può. Sì, penso. Beh, che... prego. Allora, è un progetto dedicato alla violenza sulla donna, cioè in realtà violenza in generale, violenza a 360 gradi. In realtà incomincerà il progetto con un'opera dedicata alla violenza sulle donne. Abbiamo già parlato io e te di questa cosa, la possibilità di interagire con un'associazione diciamo benefica che cerca di aiutare le donne di Milano. Non so se possiamo fare il nome, però comunque è un'associazione che probabilmente collaborerà a questo progetto. Il progetto sarà quello di realizzare una o più serate, magari culminando il 25 novembre, che è la giornata internazionale sulla lotta alla violenza, e quindi unire sia un discorso di arte, quindi per far riflettere e avvicinare il pubblico a questo grave problema, dall'altra parte ci sarà anche una parte pratica dove ci sarà un legale, una mia socia che è l'avvocato Elena Mauri, che praticamente parlerà della questione legale proprio legata al discorso della violenza, l'associazione che parlerà invece della parte più pratica, di aiuto, di anche di cambio culturale di questa cosa. E quindi alla fine speriamo di creare un dibattito, un qualcosa che possa essere portato anche in giro, anche in altre città italiane, e riuscire poi a trovare qualcosa di positivo. Esatto, quindi per chi pensa che l'arte sia qualcosa che non abbia valore, visto che la tolgono anche dalle scuole, non è così, perché attraverso l'arte noi possiamo far riflettere le persone in maniera molto semplice, molto diretta, quindi senza schierarci da nessuna parte dal punto di vista politico, senza giudicare nessuno, certo, perché ognuno è un mondo a sé, ognuno è un'isola, però è fondamentale. Quindi ti ringraziamo Riccardo di essere stato con noi, di aver condiviso con noi quello che hai fatto e quello che farai. E vogliamo dire magari alle persone che ci stanno seguendo dove possono trovarti? Allora, mi trovano principalmente sui social, Facebook come Riccardo Gaffuri, oppure su Instagram @rgaffuri. Perfetto, allora grazie e grazie alla a voi. Prossima. Grazie.